Buongiorno a tutti, sono Luigi Doreggiani di Compagnia delle Foreste e oggi, nel 75esimo anniversario della liberazione del nostro paese dall'occupazione nazifascista, ho pensato che per Io Foresto a Casa sarebbe stato bello trovare un brano che parlasse sia di bosco che di resistenza. E l'ho trovato in questo bellissimo libro, Il Bosco degli Urogalli di Mario Rigoni Stern. Un grande autore che tutti noi amiamo e che tra l'altro era laureato ad honorem in scienze forestali. Eravamo scesi in una galleria a prendere l'acqua e ora, seduti nel bosco dopo esserci dissetati, fumavamo in pace un'alfa. Non c'è niente di meglio per me che sedere nel bosco con la schiena appoggiata a un grosso tronco e fumare guardando il cielo tra i rami degli abeti. Fumare e fantasticare. La giornata era stata troppo calda e secca, il cane non aveva sentito alcun odore e la selvaggina faceva la siesta accovacciata tra i cespugli di ginepro. Allora parlammo dell'amministrazione comunale, delle elezioni, degli emigranti lontani, di politica, di lavoro in bosco, di cantieri e di altre cose che accadono quassù in montagna. Il discorso poi languì. Accendemmo un'altra sigaretta. Lui guardò nel bosco e cominciò. È stato qui, proprio in questo posto, che i fascisti uccisero il povero cristiano. Tu non c'eri allora. Ero internato in Prussia. E come fu? Era d'autunno. Mi pare fosse stato novembre, una giornata nebbiosa. Cristiano era quassù a far legna. I briganti neri vennero dal paese in colonna. Salirono di là, presero la metà costa e vennero qui, di traverso. Lui stava qui, proprio dove siamo noi. Ecco, proprio lì sotto quell'abete, e stava riducendo un grosso ceppo. Batteva la scure con allegria, te lo ricordi com'era gagliardo? Si sparpagliarono per il bosco e vennero a rastrello. Bene. Quando uno dei loro sentì battere la scure nella nebbia, si avvicinò come un ladro e mentre Cristiano si rizzava in alto a braccia tese per prendere lo slancio, gli sparò una fucilata nel ventre. Quel bastardo di fascista gli sparò proprio così, da vigliacco. Subito gridò e lo sentii anch'io, che ero nel prato qui sotto con le vacche. Gridò: Signor tenente, ci sono i partigiani, ne ho ammazzato uno, venite! Lasciai allora le bestie alla mia vecchia e corsi su con alcune donne della contrada che avevano udito la fucilata. Il tenente e gli altri erano già qui. Cristiano se ne stava sdraiato sul dorso e ancora teneva in mano la sua scure, pallido e sbiancato come la neve per il sangue che gli fuggiva dalle vene. Gli gridava il tenente: Dove hai il fucile? Dove sono i tuoi compagni? Parla che ti ammazzo! E gli puntava la pistola sul viso. Cristiano, con un filo di voce, rispondeva: Eccola la mia arma! E accennava con lo sguardo alla sua scure. Cosa vuole ammazzare? Non vedete, vigliacchi, che mi avete già ammazzato? Disse che lassù di partigiani non ce n'erano, ed era la verità. Nessuno di noi era ancora partigiano. A quel tempo badavamo ai fatti nostri e ne avevamo già abbastanza. Quando Cristiano si accorse che eravamo arrivati, ci sorrise. Sua sorella, che era salita con noi, si mise a urlare e a piangere. Forse i fascisti si accorsero di aver fatto una gran bestialità, perché quando dissi che ci voleva subito un medico, il tenente mandò giù in paese a cercarlo. Mi misi a bestemmiare, a imprecare contro di loro, perché vedevo che non c'era niente da fare, ma solo aspettare che Cristiano finisse di morire. Eppure, con la sua scure ancora bagnata e calda di sangue, tagliai due grossi rami per fare una barella, perché almeno morisse nel suo letto. Lì, da quell'albero tagliai i rami. Lo vedi? Ci sono ancora i segni. Da quel momento diventammo tutti partigiani, anche i vecchi, anche i bambini, anche le donne. Ci ritirammo in montagna con i fucili da caccia e più tardi avemmo anche mitra e dinamite. Le donne portavano da mangiare e tabacco.
Le brigate nere, da allora, i cominciarono ad avere dura la vita. Buon 25 aprile a tutti. Io foresto a casa, speriamo ancora per poco.